Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi prepariamo insieme dei grissini di pasta sfoglia con la mousse di mortadella. Buonissimi, un ottimo aperitivo accompagnato da un prosecco e la fine del mondo. Ok? Adesso prepariamo insieme. Come prima cosa accendiamo il forno preriscaldato a 180 gradi. Adesso vi do gli ingredienti e partiamo con la ricetta. Per i miei grissini occorrono 2 dischi di pasta sfoglia rettangolari, 80 g di pistacchi, 200 g di ricotta vaccina, 100-120 g di mortadella, sale, pepe e un uovo per spennellare alla fine. Ok? Adesso la prepariamo. Adesso ho preso il tritatutto e andiamo a mettere dentro la nostra ricotta e la nostra mortadella. Dobbiamo semplicemente frullare. Ho frullato la ricotta con la mortadella, aggiungo un po' di sale e del pepe. E vado ad amalgamare il tutto. Qui, come vedete, ho steso il mio disco di pasta, il mio rettangolo di pasta sfoglia, il primo, dove vado ad adagiare la nostra crema. Spalmatela per bene in tutto il rettangolo. Adesso andiamo a coprirlo con l'altro disco, cioè con l'altro rettangolo di pasta sfoglia. Ok, copriamo così per bene, cercando di sigillarlo leggermente, solo sui bordi, così fa niente anche se esce un po' di impasto. Ok, e adesso con un coltello andiamo a fare tutte le nostre righe, che sarebbero poi i nostri grissini. Io faccio di spessore, faccio all'incirca così, vedete? Adesso dobbiamo semplicemente prendere, tenerlo fermo da una parte e iniziare a girare. Così. I nostri grissini sono fatti, vedete? Prendete e girate. Così. Fate così con tutto. Adesso spennelliamo con l'uovo. Ne faccio vedere 2, lo fate di circa 2 cm di spessore. Faccio questi 2 e vi faccio vedere come vengono prima di metterli in forno. Ok, a questo punto dobbiamo prendere il pistacchio e andiamo a metterlo sopra, così, in questo modo. Lo facciamo attaccare all'uovo. Facciamo così con tutti e poi mettiamo in forno a 180 gradi, forno ventilato per 20 minuti. Eccoli qua, i miei grissini di pasta sfoglia con la mousse di mortadella sono pronti. Poi alla fine gli ho messo pure quella granellina di pistacchio tritato, che è fantastico, gli dà proprio il tocco finale. Sono ottimi accompagnati appunto da un prosecco, un aperitivo buono, rustico e molto gustoso. Se questa ricetta vi è piaciuta, like, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per le notifiche delle ricette che faremo insieme. Vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao a tutti!